Assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione. La situazione di questa industria è gravissima. L'onorevole Vedovato, presidente dell'ANAC, ce ne ha fatto un quadro quanto mai chiaro. La situazione economica in cui versano le imprese private esercenti di autolinee in concessione è divenuta critica. Urgono provvedimenti e provvedimenti sono stati chiesti al governo per un ammontare di 7 miliardi di lire. Ben pochi. Quando si consideri che lo Stato spende oltre 180 miliardi per alimentare altri sistemi di trasporto. Nel denunciare questa situazione, 1.600 imprese private con 30.000 dipendenti che trasportano annualmente oltre 1 miliardo di viaggiatori e che mai nulla hanno chiesto allo Stato, si appellano alla pubblica opinione. I troppi abusivi e lo spopolamento dei paesi montani aggravano la crisi.